completamente estirpati dal terreno. Questo piano prevede degli incentivi che si possono definire miseri, una miseria, una tantum così per come ristori per chi estirpa gli alberi. Alberi anche secolari, millenari, perché non parliamo di alberi che hanno 20 anni o 30 anni, ma quelli che fanno parte del nostro patrimonio paesaggistico. È un piano che continua, il ministro Martina proprio oggi ha dichiarato che il piano va avanti, si procederà con l'estirpazione degli alberi e con l'uso massiccio di fitofarmaci, cui molti medici della Lega Tumori Lecce, ma anche gli stessi mediciste, si sono espressi contrari perché sono sostanze molto pericolose per l'ambiente ma anche per noi stessi. Quindi praticamente la politica dice di sì mentre i tecnici dicono di no. E la politica, non so quale politica dice sì, perché in questo momento la situazione Xylella è partita dall'ex giunta Vendola, portata avanti dal CNR, dallo IAM di Bari, dall'Istituto Basile Caramia, che a tutt'oggi è l'unico autorizzato, accreditato a fare le analisi sui nostri alberi e che decreta se un albero è presumibilmente infetto oppure no. Al momento di alberi disseccati in Puglia se ne vedono anche in provincia di Bari, ma anche in provincia di Foggia, ma si punta l'attenzione solo su quelli salentini. E tempo addietro il sindaco di Tor Chiarolo dichiarò che insomma ci sarebbe stato un incontro con i tecnici della SNAM, il gasdotto che verrà collegato alla TAP e che devasterà l'intera Italia. Un progetto che fondamentalmente all'Italia non serve neanche, perché porterà il gas al resto dell'Europa e noi continueremo a comprarlo, quindi non è che ci sarà un beneficio per il nostro territorio, è una mafia. Si parla di riconversione agricola del Salento, quindi di agromafia, sì, dove si devasta il paesaggio c'è la mafia. Ecco perché siete qui a manifestare in difesa del magistrato di Palermo, della legge, della legalità, perché noi combattiamo la mafia esattamente come Nino Di Matteo. Noi siamo di Nino Di Matteo e siamo al suo fianco perché noi stiamo lottando contro la mafia, ed è un sistema purtroppo molto radicato e continua ad andare avanti con una regione Puglia che, nonostante all'epoca dell'insediamento del presidente Michele Emiliano dichiarò che la Xylella sarebbe stato il primo punto da discutere all'ordine del giorno in consiglio regionale, a tutt'oggi ogni consiglio regionale viene sempre rinviato. Di Xylella ancora non se ne è parlato. Ma c'è questa malattia? Noi non siamo tecnici, però dai dati diffusi dal Ministero ad agosto, quindi quelli che sono ancora gli ufficiali, non era neanche il 2%, l'1,8% degli alberi era dichiarato infetto, ma ripeto, non ci sono delle controanalisi. I proprietari non vedono le analisi, danno dei folli dove mancano tutti i dati che possono attestare che l'albero è infetto. C'è la situazione anche di un comune della provincia di Lecce, Trepuzzi, che rientra nell'area infetta. In quella zona bisogna indicare l'albero presumibilmente infetto ed eradicare solo quello, perché è inutile eradicare 100 metri. Stranamente nel comune di Trepuzzi gli alberi da 76 più o meno sono diventati 1200 alberi infetti. Quindi secondo voi è una scusa eliminare questi... Beh, si curano gli alberi, si curano. Cioè, è una scusa per eliminarli? Beh sì. Chiamiamo le cose con il loro nome, perché sennò... Avete questo sospetto? Sì, ormai sempre più, perché stanno spendendo talmente tanti dei nostri soldi, perché sono soldi pubblici, per la campagna pubblicitaria, spot vergognosi, manifesti in tutta la Puglia, cartelli in cui vengono indicate le zone infette. Ripeto, non abbiamo quel milione di alberi malati che continuano a dichiarare, non abbiamo comunque delle analisi e abbiamo alberi anche millenari, cioè questi alberi in tutti questi anni sono sempre rimasti là. Quindi voi volete vederci chiaro? Grazie. Vogliamo vederci chiaro e vogliamo salvare noi stessi, il nostro paesaggio, la nostra storia, le nostre radici, e questa è mafia, va fermata. E la politica, tutta la politica dorme. Dalla regione, anzi non dormono, la regione tace, il governo continua con il suo piano di eradicazione voluto, firmato da Silletti, dal generale Silletti della Forestale, perché c'è da dire che il corpo forestale pugliese in questo caso ne sta uscendo veramente massacrato,
perché vedere la forestale che vigila mentre vengono eradicati, anzi vengono sradicati, estirpati questi alberi, sinceramente fa male, perché loro dovrebbero tutelarli. Grazie. A lei, grazie. Così non prendiamo i bidoni. Siamo qui in questa manifestazione per la legalità. Ovviamente siamo vicini a Nino Di Matteo. Grazie Mario. Al mondo, o perlomeno in via nazionale, perché è giusto che la gente sappia di questo problema e sappia che in questa xylella ci colpa l'agromafia, quindi tutto quello che viene dietro l'agromafia, dalle multinazionali agli olivi OGM e tutta una serie di mere invenzioni che hanno cercato di architettare per continuare il loro piano di sfruttamento del territorio. Ricordiamoci che oltre all'eradicazione in Puglia abbiamo la TAP, la centrale a carbone, la questione dell'acciaieria Ilva e non ultimo la TRIV, perché vogliono trivellare il mare. Ultimamente hanno scoperto che i fondali della Puglia, quindi fuori, antistanti tra la Puglia e la Grecia, secondo loro ci potrebbero essere interessanti dal punto di vista delle trivelle, quindi vorrebbero iniziare questo piano anche criminale del sfruttamento del territorio con la trivella. Non so cosa ci manca più in Puglia, signori. Abbiamo le radicazioni, abbiamo la trivella, abbiamo la tappa, abbiamo il cerano, il carbone. E qui non manca qualcosa a questa manifestazione, o qualcuno, oltre ai politici, i media. Ovviamente i media, certo, vedo molti poli media, e quindi questo cartello, dove questo manifesto che abbiamo fatto, la stampa tace, uguale omertà, è proprio nel contesto giusto, perché come vediamo c'è molta poca informazione su questa manifestazione, e ovviamente le istituzioni tacciono, è tutto collegato, informazioni, istituzioni, questo cosa è collegato. Politico. E quindi è tutto collegato. Poteri forti, sì. Molto poteri. Poteri che vanno al di là dei poteri, diciamo. Nino Di Matteo! Siamo tutti! Nino Di Matteo! Siamo tutti! Nino Di Matteo! Siamo tutti! Nino Di Matteo! Cittadini, professionisti, tutti in difesa del simbolo poi della nostra regione. Abbiamo letto la xylella, cosa c'entra? Cos'è la xylella? La xylella, in questo momento noi abbiamo un'emergenza in Italia, no? La xylella è un batterio che è stato ritrovato all'interno di un complesso di disseccamento che colpisce gli ulivi. Viene indicato solo lui come unico responsabile, quando in realtà ancora mancano degli studi. Purtroppo appunto siamo in emergenza e quindi, come in tutte le emergenze, è come se si aprisse, no? Una ferita che fa da ingresso a tutti gli avvoltoi. E quindi in questo momento il rischio di forti speculazioni dopo che sarà devastata la nostra terra è altissimo. La sostituzione degli alberi d'olivo o qualcos'altro? La sostituzione degli alberi d'olivo in questo momento vige il divieto di reimpianto, per cui ci sono diverse cultivar che non si possono più piantumare, non sappiamo che cosa ne sarà di quei suoli dopo gli espianti. C'è anche la magistratura di Lecce che sta indagando. Quanti siete dalla Puglia? Dalla Puglia sono diversi, noi siamo una quarantina. Non lo so, gli altri. Grazie. Con la scusa di questo povero batterio. E allora da lei è partito tutto, abbiamo fatto il primo esposto e lei è straordinaria. Lei è giovanissima. Lei è giovanissima. E lei invece a Catania sta facendo... Non è vero, 21. 23 ne ha. E lei invece a Catania sta facendo qualcosa di strabiliante, nel senso che... vabbè, un corno. Nel senso che lei organizza e cura un'orchestra, una scuola di musica per bambini che altrimenti finirebbero nella manovalanza mafiosa, per i bambini più poveri di Catania. E loro hanno imparato a suonare tutti quanti uno strumento, sono bravissimi, ha creato un'orchestra meravigliosa
per cui loro hanno una visione della vita ben diversa da quella che gli propone la famiglia e l'ambiente in cui vivono. E si chiama Falcone e Borsellino. Questa orchestra si chiama Falcone e Borsellino. E lei sta lottando, con tutte le sue energie, perché pensate che nessuno le dà una sede, nessuno le dà una mano, chiaramente trova le porte chiuse da parte di tutte le istituzioni di Catania. Adesso stiamo, nonostante tutto ci hanno dato una promessa, la prossima settimana incontreremo il comune, abbiamo Enzo Bianco come sindaco. Purtroppo. Niente, ci hanno detto che ci daranno un locale. Però diciamo siccome già ce l'avevamo promesso un anno fa con tanti di comunica di stampa, finché non vediamo il documento. Insomma, loro alla fine sono stati costretti a fare persino lezioni in mezzo alla strada, perché senza sede, cioè il comune non riesce a trovare una sede per questa cosa così meravigliosa. E immaginate perché? Perché se si sottrae la manovalanza alla mafia, questi di che campano dopo? Soprattutto perché non ci sono, diciamo così, perché noi insegniamo. Il metodo si chiama fresco profumo della libertà, è un metodo, come voi sapete, che impone di non scendere a compromesso. Le famiglie si lasciano contagiare da questa cultura e quindi prima o poi entrano nella nostra, diciamo, motivazione. Quando poi si presentano i soliti con la richiesta dei voti, ovviamente loro rispondono in modo diverso e questo è un problema. Si risente, perché quei quartieri sono manovalanza non solo della criminalità, ma anche del serbatoio di politico. È serbatoio di voti, no? Compravendita dei serbatoio voti. Serbatoio di voti. Clientelare, ma anche per cose, per una busta di pasta. E certo, dobbiamo prendere in mano. Certo, perché sono poverissimi. Risorse economiche che vengono in. E lei veramente la vedete così in tutta Italia. La vedete così piccola, ma c'ha una forza che è veramente enorme, come quella dei nostri ulivi millenari. C'è una forza straordinaria. Alfia, i nostri ulivi io li ho visti bruciati, completamente bruciati, e che però rinascevano, cioè con i polloni nuovi che emergevano dalle ceneri, e questo è emozionante, è uno spettacolo emozionante. C'è un'energia, è una forza che neanche ti immagini. No, io verrò sicuramente per farvi compagnia se fate una manifestazione, perché tra l'altro questa cosa che stanno facendo della speculazione edilizia, penso che... Certo, non è solo la speculazione edilizia, c'è tanto tipo di speculazione. C'è anche il nostro olio, che è un olio di eccellenza, che va eliminato dal mercato, perché devono praticamente omologare anche, no, il mercato. Certo. E la concorrenza la devono eliminare quando c'è qualità nella concorrenza. Il nostro è uno dei migliori oli in assoluto a livello mondiale, perché contiene delle qualità che sono veramente medicamentali, che sono nutrienti e sono salutari. Proprietà organolettiche importanti. Sì, ha delle proprietà straordinarie, e per cui vanno e stanno, e cioè praticamente eliminano proprio quel tipo di olivi. Vogliono eliminare la concorrenza e poi stanno e quindi cominciando sia un discorso di mercato dell'olio, sia un discorso di speculazione edilizia, per cui dovranno nascere i resort, i campi da golf, sia un discorso di biomasse che il fruiranno TAV di tutto questo ben di Dio che viene tagliato adesso. I fitofarmaci che dovranno per legge, purtroppo, cioè noi siamo gli eversivi, perché questo è tutto a norma di legge, la legge ci impone, dopo che hanno sradicato, di avvelenare tutto con dei fitofarmaci neurotossici che sarebbero addirittura proibiti dalla legge. Noi li dobbiamo irrorare sui nostri campi, perché dicono che ce lo impone l'Unione Europea. Ma le notizie false, l'informazione falsa è partita dalla nostra regione, quindi dal nostro assessorato all'agricoltura, dall'università che ha fatto una fantomatica ricerca, dove però non emerge da nessuna parte che la xylella sia la responsabile della la causa del disseccamento, e dove è il governo. E il governo chiaramente ha avallato tutto questo, quindi facendo una comunicazione all'Europa che da noi c'è un batterio patogeno senza nessuna prova scientifica, nessuna prova che avvalori questa teoria, perché da noi la patogenicità ancora non c'è, e tant'è che solo il 2% hanno trovato di xylella rispetto a tutti gli alberi col disseccamento rapido che hanno
controllato, che hanno controllato il laboratorio, solo il 2%, gli altri perché seccano? E non se lo sono chiesto. Non si può neanche fare una prova da presso. Non, si può, non accettano altri, perché la ricerca è chiusa. No, non accettano, è chiusa la loro circuito. Multa, se no, noi dovremmo essere multati per avere questi motivi in mano, in quanto c'è questo, diciamo, abuso di potere, non so come definirlo. Solo gli organi preposti possono rendere ufficiali i loro dati, tutti quegli altri, diciamo, pubblicati da istituti, per così dire, privati, non sono, diciamo, preposti, attendibili, no? Scusate, gli organi preposti sono solamente italiani, si può, ci si può sono rivolgere soltanto all'estero. Gli istituti baresi. Ah, sì, dobbiamo prendere, no, all'estero non si può entrare, per esempio qualcosa della comunità europea. Peta, dove allora sarebbe un problema tecnico. Intanto prendere un ramoscello d'olivo, poi portarlo presso l'istituto estero e farlo analizzare da quel laboratorio di analisi, in quanto in questi tre casi ci sono delle multe e delle sanzioni. Anche lo stesso laboratorio di analisi rischierebbe questa cosa. Quindi bisogna solamente resistere e fare sì che questa cosa venga conosciuta, magari, non lo so, adesso anche io mi impegnerò, però dico, bisognerebbe portarla a una denuncia un po' più ampia. Beh, indubbiamente gli organi di informazione, come si chiamano, no? Sono stampa, giornali, allineati. Sì, sono allineati su questa non diffusione del caso Xylella, che molti definiscono sia una frode. Coraggio, dai, non ci scoraggiamo, se siamo riusciti noi ad avere una sede, Xylella può essere sconfitta. Però ancora non hai detto l'ultima parola, perché finché non ci entriamo non lo sappiamo se la sede è la mia. Vediamo che cosa ci riserva il futuro. Grazie. Alzo di nuovo. Cosa meravigliosa la Xylella, i cattivi sono quelli che la usano per tirarlo a piatto. Non è che è un banco questo cartello. Per noi è stata un po' una rinascita, perché sotto un certo punto di vista questo, ma non è che ci sia certezza, ci ha fatto anche rendere conto che abbiamo abbandonato. Non c'è nessuna certezza che sia stata di Xylella, quindi diciamo è una provocazione, non hanno un dato di fatto, nessuno, non c'è nessun dato scientifico, ho capito. Meno male che ho chiesto, così c'è una cosa. Cosa possiamo fare? Quindi è un imbroglio come quello contro Di Matteo, per capire. Sono mistificazioni nude. In questo momento si stanno sviluppando poi mille speculazioni.